Ci sono alcuni eventi che hanno un significato tale che ci si riferisce ad essi come a punti di svolta nella storia. La luce di Martin Lutero ha avuto così tanta importanza da essere classificata come tale. Ma qualche volta le cose grandi sono suddivise in piccoli pacchetti e qualche volta gli eventi mondiali più importanti hanno inizi umili. Il 10 novembre 1483, nella piccola città di Eisleben, in Sassonia, Germania, nacque Martin Lutero, in questa casa. Come i primi apostoli, Lutero non veniva dalle classi ricche, agiate, ma da povere origini. Qui in questa casa si possono vedere le prove delle umili origini della sua famiglia. Erano poveri, ma onesti, lavoratori, e non si sarebbero mai sognati che loro figlio da grande sarebbe diventato una figura famosa nella storia del mondo. Suo padre era un minatore e lavorava per tante ore per procurarsi i mezzi per permettere l'istruzione di Lutero, sperando che un giorno sarebbe diventato avvocato. Nonostante il duro lavoro del padre, la famiglia era così povera che Lutero qualche volta dovette cantare di porta in porta andando a scuola per avere del cibo. Oltre a essere la città dove Lutero nacque, Eisleben fu anche la città dove Lutero fu battezzato, qui nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. È anche la città dove predicò il suo ultimo sermone, nella chiesa di Sant'Andrea. Ed è in questa città che visse prima di morire. Martin Lutero si iscrisse all'Università di Erfurt, proprio in questo edificio alle mie spalle, e si applicò diligentemente negli studi. Un giorno era nella biblioteca dell'università e trovò una copia della Bibbia in latino. Non aveva mai visto una Bibbia prima di allora, visto che ne ignorava l'esistenza. Aveva ascoltato parti lette durante le funzioni, ma non aveva mai visto una Bibbia intera. E ora, per la prima volta nella sua vita, la vide tutta intera. Lutero si laureò con una laurea triennale nel 1502 e tre anni dopo, nel 1505, entrò in questo monastero agostiniano. Suo padre fu molto deluso da lui e questo fatto pose tensione nella loro relazione. Dovettero passare 2 anni prima che padre e figlio si riconciliassero. Era il sincero desiderio di essere libero dal peccato e di trovare pace con Dio che portò Lutero a cercare la vita monastica. Mentre era in monastero, spesso passava del tempo leggendo e studiando la parola di Dio. Aveva trovato una Bibbia incatenata al muro del convento ed era lì che spesso passava il suo tempo. Lutero fu un monaco molto pio e se la salvezza si fosse potuta ottenere con le opere, allora quasi sicuramente ne avrebbe avuto diritto. Lutero era il tipo di persona che si sarebbe ammazzata di digiuni, penitenze e astinenze se non avesse capito il Vangelo. Dio gli mandò un amico e aiutante chiamato Staupitz. Era professore di religione all'Università di Wittenberg e vicario generale dell'ordine monastico a cui apparteneva Lutero. La loro storia fu lunga, ma la cosa più importante della loro relazione fu che Staupitz si rese ben presto conto che Lutero, nel suo desiderio di servire Dio appieno, non stava davvero vivendo una vita incentrata sul Vangelo. Dio usò questo fedele amico per metterlo sulla retta via grazie ad una più chiara comprensione del Vangelo. Da questa parte della vita di Lutero abbiamo imparato l'importanza di un mentore spirituale nella vita di qualcuno. Se siete dei credenti anziani, allora provate a diventare mentori spirituali nella vita di qualcun altro. Prendetevi del tempo per diventare mentori di qualcun altro intenzionalmente, perché non possiamo mai sapere l'impatto di quell'opera. Gesù ha fatto da mentore i 12 discepoli ed essi hanno cambiato il mondo. Facciamo anche noi la stessa cosa.